quando incominciano buone, 2-3 cassette al giorno, se non le davo, perché dire per ristorante e famiglia. Ah, ci mi sono parlato, questo tutti per gli amici. Amici e loro, perché io non porto bene, io metto per loro. Ma vi dispiace un poco che non si coltiva come prima il carciofo qua da noi? Non si coltiva, è chiuso il carciofo perché prima le cose, a me da parte, ce ne sono pochissime, in alzone. Perché prima, ma quando lavoravo prima era io, erano tutti carciofo, al piano di pesta era tutto carciofo. Ma secondo voi perché non ve ne è venuto più, non l'hanno coltivato? Non l'hanno coltivato più perché il mercato non ti dava. È sempre in mercato. Che... O mercato non ti dava, perché voi siete proprio un mercato di fieste qua. Sì. Sono tutti amici. Arriva il carciopolo da l'Egitto. Il carciopolo arriva dall'Egitto, un ibrido bello, perché loro che parte la sera arriva la mattina. E costano meno delle nostre. Aiuto a metà. Bene, che sono siciliani. In Sicilia è pieno adesso, che quando io lavoravo, la Sicilia non tenia proprio. Chi tenia era Romanella, Roma. Sì, è noi. Da vecchia era Tarquinia. Sì. E arrivavano dalla Sardegna. La Sardegna che non mi ricordo che... La Puglia non ha fatto mai concorrenza che veniva prima, ma veniva prima. La Puglia tiene tutta roba. Diciamo, il violetto, sì. La Puglia di questi qua non ne tiene, quelli che tiene assai di questi qua, mo, noi notte, a Citea diciamo, è una specie come qui, sì. E la Sardegna, lo so. E la Sicilia pure, ricordo 15-20 anni fa venivano qua, sono venuti a comprare, tanto diciamo lì, per i cipotelle, diciamo lì, i cigli mettono lì, però sì. Allora chi di là, quando poi venire trasportata da una portata, mantenere 20 giorni, cucina invece no, lo prima, se non vi andate. Era una laurea. Una laurea. A 15-16 anni, tanto, non è come a me. Dal mezzo via mi c'è riuscito. Qua su museo quando parlo io non c'era. Allora, non c'era prima? No, è stato fatto nel 1952. Prima, 15-16 anni, a parte mi alzavo i 5-5 e mezzo, tutti gli animali che tenia, li scioglieva, loro sapevano già, li portavano qua, così, li portavano a facilitare. Alla sera i 4, li portavano a casa, dopo, quando era buttato vicino, se ne viene solo sull'aria, e i 4 cacciavano da volta. Alla sera, pensi che io, che sei da che adesso, un mare non l'abbiamo mai visto. Ma anche adesso ci andate? Ci ha giunto qualche volta, ma non mi piace. Non mi ha già fatto mai un bagno. E stava a pista. Quando dice che in fatica ci ha fatto, non posso dire. Però, mi fa piacere. Sono onorato, sapete perché? Vediamo, quante figli, tutte e quattro, la chiamata all'università. Tenia uno che sia a Porto, quindi che è per l'agraria, quindi che è nel buco. Ah, non lo sapevamo, in collegio allora. Tenevo un quartino a Porto, era affittato là. L'altro teneva a Napoli, l'altro quartino teneva a Napoli. Quando arrivava, il medico e l'architetto, è una parte. Voglio dire, avete praticato lui? Non è nessuno, che si è praticato però. Ha già praticato, io tenia una porta, anzi, portava i 10-11 persone. La mattina, girava. Eravate un imprenditore? Girava. Il contratto, lo faceva e pigliavo l'operaio, 8-9 10 operai fisso il giorno. E poi, quando finiva il carciofo, preparava la terra e metteva una quindicina di pomodoro, da me c'era la cigna qua. Ah, il nome vostro com'è? Ottavio. Ottavio. Ottavo figlio, l'8 dicembre. Allora, Ottavio, signor Ottavio, vogliamo fare una cosa, vogliamo dire dove siamo, chi siete, così nel video ce lo vogliamo conservare. In quale territorio siamo adesso? Siamo dentro la zona archeologica. A Pesto, ma parco archeologico. Parco archeologico. E di fronte a noi c'è il museo. Lei ha detto che è giusto un giovanotto di 92 anni, giusto? Quando lei aveva 10 anni, cosa c'era qua? Un museo non c'era. Il museo non c'era. È stato costruito nel? È stato finito nel 52.
50. E quando lei era piccola andava a giocare nei templi o era già chiuso? No, era tutta aperta. Era tutta aperta. Noi ragazzi si andava a giocare dentro i tempi, ci stavano i tapisti, l'ambiteatro che è sotto alla camera, là è meglio. Facevate le recite? Là è meglio con pallone, perché era tutta... E il parco archeologico quando è stato recintato? Con il 52, quando è stato finito in museo? No, dopo. È stato recintato un 40 anni fa, 35-40 anni fa. Quindi roba abbastanza prima recente. Era aperta, era tutta aperta. Voi pensate che quando hanno fatto il parco, no? Con 43, di 10 anni. Un tempo di cenere. Mm-hmm. Cade un archeologico, erano tutti tenti americani. Non ci hanno fatto un quarto qua, lontano noi qua. Hanno fatto a Salerno, voi qua. Me lo ricordate? Mi ricordo, su. E poi voglio dire. Avevano fatto l'accampamento? Sì, per accampamento. E ci morlogo prima dove è a strada, che c'è stato il terreno e mi ha dato mio figlio. Ma mi ricordo che c'era un campo, l'ospedale. Ah, l'ospedale da campo. Ma era pieno. Soldi che erano guaglioni, che erano amici come te. Non c'è più che di Alessandro. Abbiamo portato una parte che c'era il pallone, che giocavano a basket. Erano guaglioni. Che fanno qua? Noi giocavamo solo di pieno. Mi ricordo che facciamo sotto la tenda. E ne ha rubato un pallone di pallone. Ricordo un muco, e tanto poi stanno su giocare a palla di pezzi. Poi quindi qua si coltivavano già in quel periodo, anni 50, carciofi e pomodoro. Sì, poi. Il di pomodoro. E c'era l'acilio. C'era l'acilio qua. Voi portavate i pomodori, trasformavano là, e si vendevano a nome dell'acilio. E fino a che età avete coltivato i pomodori? Che anno? Finché volete dire chiusa la Cina. La Cina poi anni 80, 70? Verso l'80, forse verso... un poco prima pure. Eppure verso... questa Cina ha chiuso perché voi non producevate più. No, non è chiuso perché si hanno cominciato a vendere in fabbrica, i padroni, erano amici di mio padre perché allora erano cacciatori, mio padre era cacciatore e quando veniva. L'hanno venduta, pure perché datemi una Villa Eterna, datemi a Ponte Cagnana, datemi una... Sì, e tutta parte, tenne fabbriche, là. E non ne tenne più. E chi se... E si è venuto, è venuto. Però, è ancora fanno la roba, sì. Anche sì, visto sì. Ancora la parte. Macchia di massa. Sono ancora grandi, no, ma quelli erano una potenza. E poi io avrei da proprio dagli 7 cugini che stanno al 20 Santa Cecilia. Non ci so più, due ragazze erano molto giovani con la misetta e teneva la fabbrica di pomodoro, non poteva. E portava là, quattro e cinque anni già portato. E voi a quei tempi quali pomodori coltivavate? Un tondo. Ah, tipo in Roma, non no. Il San Marzano? Qua. No, qua non esisteva proprio San Marzano. Ah, quindi in questa zona San Marzano? No, San Marzano è che non esisteva proprio. E voglio dire una cosa, ma i pomodori, i semi, ve li davano loro, le piantine, o le facevate? No, li davano loro. Ah, quindi erano facevano loro. I vivai, all'epoca facevano proprio i vivai loro. Ah, ecco. Ma poi dopo tanto tempo poi li facevamo noi stessi. Li tiravamo noi con l'operaio e si piantava là. No, ma non è come mica in dei polizia. Ah, perché i polizioni non esistono tanto. E quindi piano piano si è evoluto. Ammazzetti, facciamo ammazzetti, attacca. Come si fanno le piantine nostre? Quindi chiudendo l'acilio, poi avete convertito quei terreni a pomodori ad altre culture? Magari fragole, cavolfiori? No, i cavolfiori, fragole, una roba che c'è. Dopo che ce l'ho dato male con i pomodori, non ci fa niente. Con 98, ne ha passato 24 anni. Sì. È stato operato un po'. Ah, ecco. Avete un bypass, ancora aperto. Era tanti poi. E quindi vi siete lasciato questo bel campo di carciofi? Mio figlio, devo dirlo prima, è un cardiologo. Detto papà? Certo, papà, ora lo guardi. Devi fare solo l'orto come ortoterapia. Lo era mio zucca. Ai sigarette. Ah, okay. Perché che mi stiamo portando la roba? Perché io poi quando ero fuori di carciofo mi ho comprato un leoncino, un camion 80 grammi che portava 15-16 mila testa a volta. Poi che un giorno no, poi dovevo fare io. Stava lì. Andava lì, anzi, troppo caricavate, troppo.
la metti all'acqua, la metti un talù e partiva. Quando lavoro, eh? Arrivava al capo, non c'è, quando fa lì, non c'era l'autostrada per Roma. E per arrivare a Roma e fa Terracina, Latina. Ma signor Ottavio, voi mo che consigliate a un giovane? Deve rimanere in questo territorio e riprendere la coltivazione di queste varietà? O no? Che consigliate con tutta questa bella esperienza del prima e del dopo e del presente adesso? Se Christian vuole fare qualcosa, che gli consigliate? Ma signora bella, ma vi apre da voi che c'è un tiro di manca. Non tiro, perché voi siete un coppia di mercato, i buttano. Specialmente chi se ne pensa, hanno trovato quasi tutta la... C'è qualche coltivatore che ancora in te, ma ne tiene poco, perché non tiene proprio il mercato la mattina, e vai a portare il mercato, sì. Ma io, a me non mi trovo 3 mesi, sono 30 anni. Ma se uno puntasse nel raccontare bene l'importanza di questo carciofo, le qualità del carciofo che ci fanno bene, secondo lei non potrebbero avere una spinta maggiore? Questa razza qua, questa è la razza quando io fa di capo, non esiste più. Per questo siamo qua. Sono tutte che hanno fatto... Le micro propagate... No, queste diciamo vengono un po' tardi. Sì. Hanno fatto in modo che vengono in Turchia, ma che ne hanno fatto adesso? Ci vuol dire che a Natale, sì, questi sì. Cani cominciano a marzo. E loro hanno fatto per anticipare. Però la bellezza di questi cani, la tenerezza non esiste, che loro quando è tagliata la testa, la prima, appresso già i figli, che sono figli di due lati, già venivano abbastanza. Sì, sì, sì. Perché voi state rispettando la stagionalità. Perché non le portano. E quando è tagliata, la sapete tagliare, perché ha da tagliare sempre rende qua, oui. Che devono partire gli altri. Perché? Hai pure la notte già lavorato. Certe volte poi gli davano poco di roba, dopo i carciofi per un bulino, perché per dirci fiducia e cose, sì, sì. E giulini direttamente là. Non no, qua non c'è mai niente, di là non esiste. Anzi che se perde. Si perde. E voi dice purano, fece la notte. Perché la notte non c'era vento, non c'era cosa, lui la notte veniva a fare un trattore. E invece a chi fuma, che gli volete dire? Ah, può fare che fuma. E quello ha fumato pure lui. O fumo va fregato a me, perché quando andava a Roma, ma andava papà verso il capo, era là, verso Marcianisere che parte. O primo parte, e lì. Caffè, sigaretta, partita. Caffè, arrivava a Terracina, ma quante volte mi ha già fermato in coppa a Terracina? C'è un fiume che corteggia la strada, arriva fino a Cisterna. Quante volte mi ha già fermato la notte che non c'era facile, era stanco, mi davano poco l'acqua, ma non mi bacio, in doppio. Arrivava là stanco. E quando è che è stato proprio bonificato questo territorio che non c'è stato più il problema della malaria qua? Sì, quando è stato bonificato, dopo che era il barco, c'era il barco. Dopo il 45? Il 45, perché prima il 45, qua ci stanno parecchi casettani, dentro qua c'erano, venivano da casette. E che danno, un fatto la bonifica, un fatto la malaria, gestini terre, che si accungava l'acqua perché le conche, i zanzare e cose, sì. Veneri di casertane. E portarono le bufale? No, non portarono niente, loro mi mettono qua per fare i fossi. Ah, ok. Con pala e pico, facendo i fossi che l'acqua scolava. Perché avevano fatto la bonifica pontina, di là si erano trasferiti vedi qua. Vedi qua, la pontina, perché sì. Io gli ho già passato da là, ci passavo sì, quasi sì, sempre, sì. Tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. A Pontina c'è tu, e là ci stanno i poteri, sì. Stessi poteri, 35 domani, 35 sì, moggi, invece sì. Caso 14, 15, 12. Là Mussolini ha fatto buone perché ho fatto uno, tenono una famiglia di 4-5 persone, con 35 moggi ci cambia. Sì. 10 luci. Invece qua dopo poi hanno fatto la riforma agraria, la casa con i terreni. L'assegnazione quando ve l'hanno fatta di questi terreni poi con la casa? Quando l'hanno fatta in zona qua?
perché ancora ci sono le case della riforma agraria. Dopo i 50. Ma quella gente da qua, sono tutta riforma agraria. Sono tutte poteri. Qua quando erano 4 ettari che abitavano? 5 ettari, secondo. No, la prima si faceva secondo con i figli. Ah, più figli più ettari, giusto, che dovevi mantenere. C'è stato potere pure di 18 domela. Ah. Hai capito? Tipo nel caso vostro eravate 8 figli, era proporzionato. Va bene, ma non è nato perché mio padre non volete fare. Eravamo con tanta figli, non volete fare a domani. Ah. Quindi, ma già avevate i terreni? 27, 28 tumori. Quindi già stavate bene. Vedete che tu vedi qua, che è tutto nostro. Questo qua è poi che è nato, quando è stata comprata, gli abiti non sa giro. Quando è stata comprata, 28 domande di terra, perché la casa dentro qua può pagare 60.000 lire. O 1902-1903. Ma allora però pure 60.000 lire valevano o per allora era poco? No, che era tanto era un valore. Tanto valore era i soldi, la terra, perché tanto. Però all'inizio c'è stato un poco, prima del 40, a coltivare questi terreni per la malaria. Ma non tutti volevano, ma perché prima si coltivavano le colline, questo era parte, un poco di sabbia. Poi a me ne parte si metteva, ma all'epoca mettevamo grano, si metteva barbabieti per poi zucchero. Sì, abbiamo tolto la mezza che là, mettiamo 6. Pure la canapa e il lino avete messo qua? Canapa e il lino l'avete messo? No, qua? No. Ah, non l'avete messo? Sì, barbapiede il mattino assai. Si coltivava molto prima. Si veniva a pigliare qua. E se le portavano a Foggia? E portavano un po' di zucchero, sì, è bello. Ricordo, là. Avevo fatto le cose, era. Più che guadagnavo qualche cosa all'epoca. E gli alberghi e i turisti quando sono iniziati a venire qua? Gli alberghi e i turisti, devo parlare di 30, 35 anni fa, 40 anni fa, perché lì prima c'era dietro. Poi mi dato buscare le capacce, mi ricordo, mio padre che fu un booster per l'anno. Il papa la sera che veniva, là ho scale le capacce, al lato sinistro. Erano tutti cannucce e acqua. E là puppano palazzo come già hanno fatto. Secondo me, quando hanno avuto scena sotto, hanno costato tutto che era sotto e che era sopra. Pensate che a scuola, quando avevo prima elementare, secondo, terza e quarta, tutta la casa mia, la paterna, mezza strada, che era a scuola, veniva dalla laurea, veniva qua. Che non c'era niente, non esisteva in scuola, non c'era niente, era qua. E questa strada a che anni risale? Questa che arriva adesso ai templi? Questa risale con noi, non tengo a mente, ma prima era per 80-90 anni fa, non era asfaltata. Perciò c'era vi dico, c'era una strada, non era asfaltata. Voi vedete, non questa casa qua, sì. Questa è un'altra pezza che sta a Sisturana, la sta facendo mio figlio. Calma l'architetto, si è accantato i padroni, e là di fronte, ci stanno cose in terra, c'era un'altra casa. Che poi è stata buttata? È stata buttata a terra, che era una taverna che arrivavano, ecco. Quando erano questi cavalli e cose. Il primo ristorante della zona. Questa è una cosa che mi raccontava mio padre. E voi lo raccontate a noi e noi raccontiamo il testimone. Mio padre, non neanche voi ve lo ricordate? No, non me lo ricordo, ma anche la casa là non me la ricordo, che c'era, però c'era. In 100 anni questo territorio proprio... Guarda veramente. Guarda questo quanto è bello. Questa caccia 1, 2, 3, 4, e 3, 7, 8 calciò. Pensa pure che...